Hey guys, benvenuti nel video di oggi. Come promesso, oggi testeremo insieme i prodotti che ho acquistato da Primark. Questi sono tutti i prodotti che ho acquistato nella sezione beauty. Sono tutte cose sotto i 3 euro, quindi vedremo insieme che cosa funziona e che cosa invece no. Ci sono dei prodotti interessanti che non ho mai utilizzato. Poi, per esempio, abbiamo la Sea Sponge, così finalmente scopriremo di che cosa parlano tutti quanti. Poi abbiamo questo eyeliner stencil che dovrebbe servire per truccare gli occhi, quindi riuscire a mettersi l'eyeliner in maniera perfetta e ultra veloce, lo scopriremo insieme. Abbiamo questi cerotti che dovrebbero essere messi sotto gli occhi per raccogliere tutti gli eccessi di prodotto e di ombretto, quindi tutti i fallout. E poi abbiamo anche questo brush cleaner, quindi uno spray che dovrebbe pulire i pennelli in maniera veloce ed efficiente. E scopriremo se funziona anche questo qui. Per gli occhi oggi utilizzeremo la Sweet Peach di Too Faced, è tanto che non la uso, quindi ho deciso di usare questa qui. I prezzi sono 1 euro per gli stencil, 2 euro per due Silly Sponge, quindi spugnette in silicone, 1,50 euro per 30 di questi cerotti e 2,50 euro per il brush cleaner. Iniziamo attaccando questi cerottini sotto gli occhi. So cute. Questo è lo stencil per lo smokey eyes e il bottom liner, e questo invece è lo stencil per il top liner e il cut eyeliner. Qui dice linea smokey eyes, posizionare lo stencil per smokey eye sulla palpebra e fissarlo in maniera sicura nella piega dell'occhio utilizzando il pennello. Applicare l'ombretto all'interno della forma per smokey eyes premendo il pennello lungo l'arco interno dello stencil. Quindi questo dovrebbe stare qui. Io dovrei posizionarlo qui in maniera sicura. Come può stare in maniera sicura? E io la vedo grigia. Ok, presumo che questo sia quello che dovremmo ottenere. Questa cosa sta diventando più complicata di quello che sembra. Ok, quindi io posiziono qui. Non so se riuscirete a vedere qualche cosa, onestamente. Come dicono le istruzioni, vado nella piega e inizio a sfumare seguendo la linea dello stencil. Ho sinceramente paura, non ho neanche messo il primer sugli occhi perché tanto so già che cancellerò il tutto. Prendo ancora un po' della shade pure. Direi che come sfumature siamo a zero. Voglio essere molto sincera con voi, secondo me questa roba non sta funzionando come dovrebbe. Non ne vedo sinceramente l'utilità visto che poi dovrei tornare indietro a sfumare tutto quanto. Voglio dire, se una persona fosse molto di corsa potrei vederci un'utilità, ma onestamente ci è voluto più tempo a sistemare lo stencil piuttosto che fare uno smokey eyes da zero senza nessun tipo di linea guida. Mi ci vorrebbero comunque 2 minuti buoni per sfumare queste linee nette che lo stencil ha lasciato. Questo è quello che viene definito ombretto non sfumato e non mi piace. Questo non è esattamente quello che mi aspettavo. Ora proverò ad utilizzare lo stencil per il cut eyeliner per vedere se funziona veramente. E utilizzeremo l'eyeliner cushion di Essence. Ho un altro video della serie Oh My God in cui provo questo eyeliner qui. Grande scoperta. Se non l'avete ancora visto, andate a guardare quel video perché ne vale veramente la pena, secondo me. Ogni volta che utilizzo questo eyeliner sto un quarto d'ora a giocare con la spugnetta. Ora vado a posizionare lo stencil per ottenere la forma perfetta che mi serve. Inizio a mettere l'eyeliner seguendo le linee dello stencil. Ok, non così male quanto mi sarei aspettata dopo aver visto quello dello Smokey Eyes. Ora provo a metterlo anche sull'altro occhio e vediamo che cosa succede. Ok, facciamo un punto della situazione. Quest'occhio qui mi aveva dato qualche speranza. Poteva essere
Magari una linea guida per poi andare a perfezionare l'eyeliner. Per cui non mi aveva lasciato totalmente insoddisfatta. Questo è... Cerchiamo di proseguire oltre e lasciamo i pensieri finali per la fine. Ora vado a rimuovere questi cerotti che dovrebbero prevenire la caduta dell'ombretto. Signore, fa che le Silly Sponge funzionino, ti prego, signore, fa che funzionino. Andiamo a testare le Silly Sponge sperando che almeno queste qui funzionino. Visto che tanto dovrò struccarmi alla fine di questo video, ho deciso di non utilizzare il mio fondotinta preferito e di utilizzarlo con un altro fondotinta. Questo è il True Match o l'Accord Parfait di L'Oréal Paris. Non credo neanche che sia della shade giusta, ma tanto devo togliermi tutto, per cui non vedo l'utilità di utilizzare la shade giusta. Ho paura, non voglio. E non voglio. E ora vado a mettere un po' di fondotinta sulla spugnetta. Ok, ci siamo. Non ci sono istruzioni sull'utilizzo di questa spugnetta qui, per cui credo che tirerò il fondotinta e poi andrò a pressarlo sulla pelle. Ok, questa è la cosa più strana che abbia mai provato in tutta la mia vita. Magari è colpa mia, magari la sto utilizzando al contrario. Proviamo l'altro lato, proviamo l'altro lato. Questo fondotinta è decisamente del colore sbagliato. Si può far funzionare. Non è perfetto, ma si può decisamente far funzionare. E devo anche dire che ho utilizzato poco fondotinta, quindi come copertura direi che ci siamo. Non è perfetto perché non lo è, ma lavorandoci si può ottenere un buon risultato attualmente. Non mi sta dispiacendo, non so se resisterebbe per tutta la giornata, ma non è affatto male. È arrivato il momento degli ultimi pensieri finali. Da dove cominciare? Cominciamo dagli stencil. Per me è no, ok? Quello per lo smokey eyes lascia delle linee nette che poi andrebbero comunque sfumate, quindi non vedo il senso di utilizzare una cosa del genere. Non rende le cose più facili. Se anche foste di corsa e voleste utilizzare questo qui per dare un colore unico su tutta la palpebra, dovreste poi andare a sfumarlo con il pennello e potreste metterci molto di più. Secondo me questi stencil sono anche abbastanza pericolosi. Mentre mi mettevo l'eyeliner, avete visto anche voi, rischiavo veramente di mettermi l'eyeliner negli occhi e non è una cosa carina, quindi non lo consiglio neanche alle principianti. Soprattutto alle principianti mi sento di non consigliarlo per niente. Per cui non credo che riutilizzerò questo qui per lo smokey eyes. Quello per l'eyeliner mi aveva inizialmente dato un minimo di false speranze e poi si è rivelato un disastro, quindi per me è un altro no. Per me in generale gli stencils sono un grandissimo no. Passiamo ai cerottini. I cerottini, ragazze mie, potranno anche raccogliere tutto l'ombretto in eccesso che vi cade sulle guance, ma quando andate a toglierle, ve le strappa le guance. Personalmente non credo che le utilizzerò più. Vi consiglio piuttosto di utilizzare della cipria, quindi prendete un po' di cipria, la mettete sotto gli occhi per raccogliere gli eccessi e quando avete finito di farvi il trucco agli occhi, con un pennello andate a togliere la cipria. È molto più semplice ed è molto meno doloroso, credetemi sulla parola. Quindi anche questi per me sono un miss. Non li consiglio, mi dispiace. Parliamo invece della Silly Sponge. Inizialmente è stato traumatico, la consistenza e la sensazione
di trascinarti un fondotinta liquido sulla pelle con un pezzo di gomma è una cosa disgustosa, fa veramente impressione, ma devo dire che l'effetto finale non è tanto male quanto mi aspettavo. Ovviamente fondotinta del colore sbagliato, ho del fondotinta sulle labbra che fa estremamente paura, datemi un secondo. Dicevo, ovviamente il make-up look in generale è una cosa orribile, questi occhi non vedo l'ora di andare a togliermeli. Avete visto anche voi la quantità di fondotinta che ho utilizzato e ne ho utilizzato anche tanto, secondo me, per quello che questa spugnetta può fare. Sicuramente con questa qui andate ad utilizzare molto meno fondotinta del solito e vi dà molta più coprenza rispetto a un beauty blender che va comunque a assorbire l'eccesso. Dall'altra parte non so quanto questo fondotinta durerà prima di diventare un disastro. Devo dire che l'effetto finale, nonostante il make-up look orribile, nonostante il colore sbagliato, come pelle non sembra che mi stia dispiacendo, almeno da qui. 2 per 2 euro mi sento di consigliarvele. Il mio parere è che si può tranquillamente far funzionare. Siamo qui, proviamo anche il brush cleaner sul pennellino che ho utilizzato fino adesso, quindi ne spruzzo un po' sul pennello. Vado con un cotton fioc a vedere se il pennellino si pulisce. Ha tolto l'eccesso esattamente come avrebbe fatto un asciugamano o un pezzo di carta normalissimo, quindi anche questo per me è un miss. Mi dispiace, tra i prodotti che ho provato solo la spugnetta in silicone secondo me vale la pena di essere acquistata e devo essere sincera, a mio parere è meglio spendere qualche soldino in più, neanche una cosa esagerata, ma prendere prodotti di qualità piuttosto che prendere queste cose qui. È stato comunque un video abbastanza divertente, i miei occhi non sono d'accordo. Questa ragazza completa il nostro video Oh My God, che è più un what the fuck. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato qualche consiglio interessante, per esempio come non spendere 7 euro per niente. Se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi. Thank you so much for watching e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!